Non lo so che devo fare con i miei capelli, mi fanno proprio impazzire. Penso che fra poco li devo tagliare. Ciao ragazze e benvenuto di nuovo sul mio canale. Nella febbre di fare video, oggi ho detto che devo fare un trucco naturale, un trucco velocissimo che qualsiasi ragazza lo può fare. In qualche minuti usando pochi prodotti. Questo è un trucco per giorno, per sera, per qualsiasi momento e occasione. È un trucco classico, un trucco senza di che. È un trucco quale io lo faccio quando non ce l'ho voglia di stare a perdere tanto tempo nello specchio, quando non ce l'ho proprio, non lo so, voglia di stare, di sfumare, di mettere prodotti. E quando non voglio sbagliare, faccio questo. E penso che è un modo da fare trucchi che non sbaglia mai. Vi lascio il tutorial. Vi aspetto con i commenti, con opinione e con tanti mi piace. Guardate il video. Ciao. Allora, ho fatto il trucco viso. Penso che tutti sapete come metto il fondotinta e tutte quelle altre cose. Non ho bisogno di farvi vedere più. Iniziamo con la base che io uso sempre l'Illo di MAC, che è un paint pot, e lo metto su tutta la palpebra mobile e anche fissa. Sotto l'arcata del sopracciglia metterò dal Naked Basic il Venus. E in questo modo farò il mio punto luce. Non sarà nessun altro ombretto sopra, preferisco la base totalmente neutra. Farò solo una riga di eyeliner. Il eyeliner è lo stesso Maybelline, che è un eyeliner straordinario. Sono riuscita a sporcarmi. Mascara. E per questo genere di trucco io preferisco un rossetto in questo genere.
ho scelto il Pin Paddle di MAC che ce l'ha un finish glaze. Userò la matita di Maybelline, che è questa qua. Sono uscita un po' fuori dalla mia linea delle labbra perché le mie labbra sono sottilissime e magari in questo modo le faccio un po' più grandi. Adesso vado a mettere il rosetto. Questo è il mio trucco per il giorno, può essere usato che per giorno, che per sera, ma è facilissimo di fare. È un trucco fatto in due passi. Spero che vi piaccia. Come sempre dico questo, ci vediamo a un prossimo video.